Un punto in due partite per l'Avellino che contro Trapani va a caccia del primo successo stagionale. Toscano deve fare a meno di Doncor, oltre che di Migliorini e di Molina. Ne ha acquisto che ancora non si è visto ad Avellino. 3-5-2 per il tecnico calabrese con Radunovic che riprende il posto tra i pali. Novità in difesa dove c'è l'esordio di Jim City con Gonzalez e il rientrante di Allo sul centro-sinistra. Centrocampo a 5 con Belloni, la novità Crecco al posto di Asma sul lato mancino, mediana in mezzo con Paghera, riferimento basso, Gavazzi e Lasic sul centro-sinistra, attacco affidato a Castaldo e alla novità Ardemagni. 7 in tutto le novità rispetto alla trasferta di Chiavari, risponde con un assetto speculare Serse Cosmi, 3-5-2 anche per il Trapani con Guerrieri in porta, Casasola, Pagliarulo e Figliomeni, la novità nel reparto difensivo sulla sinistra, centrocampo a 5 con Fazzi e Rizzato sugli esterni, Colombatto riferimento basso della mediana con Coronado e Nizzetto Folletti di centrocampo, in avanti gli ex Pavia, De Cenco e Ferretti, assenze pesanti nel Trapani come Bruno Petkovic su tutti, ma anche Scozzarella, Machin e uno dei due ex insieme a Visconti, Maurizio Ciaramitaro, si gioca davanti a circa 6.000 spettatori con 15 minuti di sciopero iniziale da parte della curva sud dopo i fatti recenti che hanno riguardato il settore caldo del tifo biancoverde con alcuni DASPO rivolti alla tifoseria del Lupo.
L'Avellino manca ancora l'appuntamento con la vittoria casalinga, 2 punti in 3 partite per la truppa di Toscano che non riesce a superare il Trapani, 0-0 al Partenio Lombardi con il brivido coronato allo scadere Radunovic a salvare sul brasiliano. Nel post partita le parole di Mimmo Toscano, Serse Cosmi e Berat Gimsiti, l'albanese che si è presentato alla piazza Biancoverde commentando anche il pari con il Trapani. So che c'è tanto da lavorare, però fiducioso perché rispetto a Chiavari un passo in avanti si è fatto dal punto di vista dell'equilibrio, dello stare in campo, di rimanere in partita fino al 95esimo. Forse potevamo fare meglio negli ultimi 20 metri, abbiamo fatto un paio di volte la scelta sbagliata. In 2 fasi della partita sembrava che avessimo la partita in mano e da un momento all'altro si poteva sbloccare. E in quel momento ci è mancato magari lo spunto, l'affondo decisivo, però in campo c'erano Gavazzi che non ha fatto la preparazione, Paghera lo stesso, il difensore centrale la prima partita, Ardemagni la prima partita, però se non li metti in campo non sai mai quanto ti possono dare, quanto possono crescere e quanto possono migliorare. No, è entrato nella stessa maniera che è entrato nelle altre 2 partite, un pochettino sulla destra dove pensavo che con Belloni rispetto a Crecco potesse fare più male, ma sempre vicino alle punte o dietro le punte, che non si sia spostato a sinistra, però sempre vicino alle punte o da trequartista o da falso trequartista. Ma mi sono basato su quello che ho visto in settimana, sul fatto di voler far crescere anche Gavazzi, volevo gente di gamba che potesse attaccare con più intensità nella fase offensiva. Quello che ho visto in settimana poi ho schierato oggi. Poi quando si vinci, se hai fatto le scelte giuste, non vinci, hai fatto le scelte sbagliate. È il tritacarne del calcio. Mister, lei è un allenatore di esperienza, sa benissimo, almeno per quelli che sono anche i dati statistici, l'80% dei gol arrivano nella zona centrale, diciamo, nell'area di rigore avversario. Sì. Ecco, se all'Avellino viene meno, diciamo, questo punto di riferimento che è la verticalizzazione, con calciatori che possono far male come Ardemagni e Cassato, è chiaro che secondo me si ha difficoltà la via della rete. Sì. Oggi è una partita a sé, perché quando giochi contro un sistema speculare dove fanno densità centralmente ci deve arrivare diversamente. Renderti pericoloso contro il Trapani non è facile. L'abbiamo fatto, in un po' di situazioni abbiamo fatto la scelta sbagliata 2 o 3 volte il primo tempo. Potevamo fare di più e si deve fare di più sicuramente, ma ci dobbiamo lavorare. Era la prima volta che giocano insieme Ardemagni e Castaldo, però sono contento per come sono battuti e come si è battuta la squadra e come è stato in campo. Poi c'è sempre da migliorare sicuramente. Buonasera. A che livello, se lei dovesse dare una percentuale, a che livello siamo di assimilazione del credo tattico di Toscano? Perché io vedo comunque una squadra non con tante idee, allora non credo che sia colpa di un sistema tattico, però potrebbe essere per esempio qualcosa che dipenda da una certa povertà tecnica al centrocampo o da un'assimilazione tardiva di vicino. No, ma anche da una condizione ottimale, perché ripeto, Gavazzi
lo dobbiamo recuperare, dobbiamo dargli minutaggio, aspettare che stia meglio, anche se ha fatto una buona gara, è stato generoso oggi. Lasic lo stesso, questi ragazzi, questa squadra che ha giocato oggi, forse si è allenata 15 giorni insieme, una settimana insieme. E quindi ci vuole il tempo, secondo me. Le case non si costruiscono in una settimana, in due settimane, neanche in un mese o in due mesi, c'è da lavorare 24 su 24, ma i ragazzi stanno lavorando. Quindi siamo al 40, ma non mi piace, per me ampi margini di miglioramento questa squadra, questo gruppo, per qualità, per qualità morali anche, per gruppo, per come è stato costruito, c'è da lavorare, sicuramente. Ma non incide, incide tanto quanto questi, il sistema di gioco che va in campo incida sulla gara, si può giocare bene in tutti i sistemi di gioco, l'importante è crescere, ripeto, bisogna lavorare per trovare anche l'alchimia giusta tra gli attaccanti, tra i centrocampisti, nella squadra stessa, perché oggi il difensore centrale ha fatto due allenamenti con noi, Ardemagni è la prima volta che gioca con Castaldo, aspettarsi che facessero sfracelli, però sono stati in campo bene, si sono mossi bene, hanno combattuto, e questa è una base su cui partire. Visto, non posso scrivere 4-3-1-2 con Verde dietro le linee, è giusto per dire che il sistema di gioco lascia il tempo che trovano. No, ma io sono convinto che i sistemi di gioco determinano in base a quanto cresci, in base alle caratteristiche che c'è in squadra. Oggi che questa squadra possa dare il massimo, che non è tanto magari in questo momento, con questo sistema di gioco, con qualche variante durante la gara, e bisogna aspettare che si cresca di condizione e di feeling tra di loro. No, no, no. Io dall'inizio dell'anno ho chiesto competizione in tutti i ruoli, ci sarà ogni settimana, poi durante la settimana vedrò chi darà più garanzie, giocherà sicuramente, anche perché... No, delusi no, per me hanno fatto una buona gara, Paghera per quello che ha fatto, per quanto ha lavorato fino ad oggi ha fatto una buona gara, poi quando non ce n'ha avuto più è normale che l'abbia sostituito, istruzione li fai per cambiare, per migliorare, a volte ti va bene, a volte ti va male, si poteva fare di più, siamo un gag e Verde potevano fare di più secondo me. Buonasera. Noi dobbiamo pensare che abbiamo perso 2-0 a Chiavari, forse ci arriviamo nella stessa maniera. Primo, grazie, mi ho trovato molto bene, mi hanno fatto facile il compagno di squadra perché ero solo 4 giorni adesso con la squadra e penso per oggi era importante di avere sicurezza in difesa, di non prendere un gol. E questo era importante. Allora, come pensi, insomma, questo ordine come l'hai praticamente vissuto? Cioè, a Avellino, in una gara ufficiale in campionato, con i tuoi nuovi compagni? Non ho capito molto bene. No, come hai vissuto questa tua, diciamo, prima esperienza da Avellino con la maglia attuale? Penso era bene, penso mi ho trovato molto bene e facile qui. Penso Avellino c'è una squadra giovanissima e anche c'è anche i giocatori un po' più vecchi, ma c'è un buon mix, penso, e devo guardare di vincere, dopo c'è anche il confidente della squadra di fare meglio. Ciao. Vai.
saputo che saresti venuto a Berlino, se hai accettato subito di recuperare, come hai parlato di piatti, che hai parlato della piazza di Berlino? Di più mi ha parlato Tramezzani, il altro allenatore di Biasi, e lui conosce Mister Toscana e lui mi ha detto che io devo cercando di giocare, perché non era facile per me a Bergamo, perché non ho giocato tanto, anche questo anno penso che non devo giocarli di là, e per questo ho cambiato e penso è importante adesso per me di giocare. Sì, è vero, anche questa posizione era la prima volta che ho giocato con Nazionale in centro dal tre difensori, e anche oggi penso mi sta bene questa posizione, perché mi piace di stare l'ultimo uomo, di fare il giocato, e penso e speriamo che va bene. Senti, quanto è importante per un calciatore che non conosce la lingua dell'altro compagno di reparto? Ecco, come si comunica, come si muove durante la partita? Adesso italiano, quando sono arrivato in Italia era difficile, normale, ma penso la lingua del calcio non è molto difficile. Penso non devi parlare molto, solo è importante aiutarsi, e anche con le mani posso parlare. In quella fase di gioco abbiamo sofferto, diciamo così, non abbiamo creato quello che potevamo creare. Poi al finale ci sono state le due occasioni di Coronado, quindi è stato molto bravo il portiere. È normale, insomma, che concedetemi un pizzico di rammarico, perché globalmente, insomma, credo che avremmo meritato il risultato pieno, però non c'è neanche da drammatizzare. Poi alla fine non è che l'Avellino, come si dice, non ha rubato niente. Mister, due punti persi, allora ho potuto guadagnare? No, in questo momento il fatto di non aver subito gol per una squadra che è stata per i tre quarti della difesa rinnovata è già un punto di partenza. Proprio perché non abbiamo subito gol, magari mi aspettavo che ne realizzassimo almeno uno, insomma. Quindi, senza ipocrisia, dico che oggi avevamo la possibilità di vincere la partita. Quindi due punti persi. No, perché tra l'altro poi l'ha cambiato l'Avellino, insomma, mettendo dentro Verde, quindi non mandava di copiare, insomma, quindi mister, anche se siamo alla terza giornata, ci aspettavamo qualcosina in più da parte del Granada, che arriva a un finale di stagione straordinario, che per poco, insomma, non è andato in Serie A. Ecco, come ha visto le due squadre? Due squadre che possono dire qualcosa in questo campionato, oppure sarà una appena
Guardi, la sua considerazione legittima è il pericolo più grande della nostra annata. Quella di essere considerati chissà che. Noi lo sappiamo perché l'anno passato abbiamo fatto 73 punti. Noi lo sappiamo perché nelle ultime 24 partite ufficiali ne abbiamo persa solo una. E sappiamo anche che nelle tre successive abbiamo pareggiato, quindi non abbiamo perso neanche quelle tre successive. E altrettanto in maniera misurata io so che il calcio non è la somma algebrica delle annate. Cioè non è che se tu fai 73 punti l'anno dopo, se non ne fai 74, sei una squadra di asini. Io ho fissato un obiettivo insieme alla società, che è una società seria, quindi non li fa fissare all'allenatore per poi contestarli nel momento in cui non vengono raggiunti. Il nostro obiettivo, la nostra sfida è quella di mantenere un'immagine positiva e quando va in campo, come gioco e negli atteggiamenti, anche un pochino di sfacciataggi, le chiamiamo così, di sembrare di andare oltre le aspettative. Però qui finisce, voglio dire, in queste tre partite è ovvio che si potrebbe come oggi recriminare, ma io guardo anche non all'assenza, però non dimenticatevi al di là di chi è andato via. Oggi mancava Scozzarella che è stato sostituito alla grande da Colombat, mancava Citro che era in panchina ma non poteva essere utilizzato, mancava Petrovic, avete visto tutto quello che ha combinato nel girone di ritorno. Ecco, lì potrei fare una somma algebrica. Lì la potrei fare, però per quello che si pretende dal Trapani quest'anno è un errore che mi auguro, cioè ripeto, la domanda è legittima, e tra un po' la faranno anche a Trapani, quindi non solo qua, così meravigliosi. Quindi oggi quella è la mia Serie A, sembra una battuta banale, scontata, ma è vi assicuro che è la Serie A, che è la verità. Poi è chiaro che il mio desiderio sarebbe quello di ritornarci, ma non la mia ossessione.